Grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, il Comune di Trieste ha potuto beneficiare di significativi importi utilizzati per interventi di manutenzione al Centro di Documentazione e Museo della Foiba di Basovizza e al Museo del Risorgimento. Nel primo caso si parla di 50.000 euro, nel secondo di 300.000 euro. Questo è centrale perché a Trieste questa storia nella Venezia Giulia è conosciuta, vissuta, sofferta, ma le persone che vengono qui sono soprattutto studenti, tantissimi dal resto d'Italia. C'è fame, c'è sete di verità nel resto del paese e questo posto integra quello che spesso i libri di scuola, i professori nel resto d'Italia non dicono. I lavori hanno riguardato opere edili, impianti, riverniciature, pose dei supporti per le esposizioni e altre manutenzioni di varia natura. Abbiamo realizzato lo scorso anno la stradina d'accesso per permettere ai ragazzi e a chi ha difficoltà motorie di entrare e di accedere al centro documentario. Abbiamo poi realizzato 50.000 euro di opere all'interno, quindi andando a migliorare sia situazioni edili e manutentive, ma anche una nuova illuminazione a LED. L'obiettivo è quello di rendere accessibile a tutti e maggiormente fruibili in termini di comodità e didattica agli studenti i vari spazi dei poli museali e di documentazione storica. La frequentazione ormai consolidata è di 100.000 visitatori all'anno. Di questi ben il 60% è rappresentato da studenti, quindi ci sono 60.000 studenti all'anno provenienti in larga parte da fuori Trieste che vengono in questo sito. Quasi sempre non ne sanno niente di queste vicende, ma ritornano a casa avendo scoperto, imparato e portando dentro di sé la percezione di questa vicenda che ci ha riguardato noi, ma che ha riguardato in realtà anche loro. La cosa più importante sarà la progettazione che è stata messa in campo dalla collega Lodi per cercare di ampliare il centro di documentazione e creare delle aule didattiche, sale conferenze che aiuteranno le scolaresche di tutta Italia ad avere più informazioni ed essere accolti anche in un luogo più ospitale, ovviamente anche adatto alla loro età.